Ciao, sono Simona, ti parlo da Roma e scrivo su Letture Sconclusionate. Ciao, sono Nereia, ti parlo da Barcellona e scrivo su Librangolo Acuto. Questo è Recensire e Recensore, il podcast che parla di libri e di blog. Ciao, bentornati. Dopo aver analizzato tutti i dati della lettura dati dall'AIE e aver parlato del Salone del Libro, adesso non ci rimane altro che parlare di più liberi e dei dati della piccola e media editoria. Si farà la fiera a Roma? Scopriamolo insieme. Buon ascolto. E non valgono le parole fighissime di Nicola Lagioia, che poi ti fa venire mal di testa con quelle camicie, ti devi mettere gli occhiali da sole per guardare Nicola Lagioia. Ma l'hai viste le camicie? Ti sei incuriosita? Certo, le ho viste. Ti devi mettere gli occhiali da sole che sta appresso a Nicola Lagioia. Cioè, fa un po' Nicola Ken. Ma con molti meno muscoli. No, nel senso non Nicola Lagioia body, ma diciamo il guardaroba fa un po' Ken. Guardaroba fa Ken California. Cioè, adesso non è body shaming che poi qua cominciamo, no, però le camicie non si possono guardare. Fa un po' un misto fra Narcos e Ken California. Vabbè, comunque dicevamo. Con Narcos ce lo vedo di più, comunque io Nicola Lagioia è uno di quelli che spaccia droga così in campagna, tipo vabbè, comunque. Ma io quello di Narcos l'ho visto, ma quelli c'erano solo camicie marroni o bianche pallide? No, ci stanno quelli lì di Medellin che hanno le camicie tutte fucsia coi fiori, vabbè, insomma brutte, come quelle di Nicola Lagioia, però vabbè, adesso belle, delle belle camicie di ottimi stilisti. E che però non rientrano negli stilisti che mi piacciono. Mi dispiace, io compro Benetton. Allora, dicevamo, però dicevo, non valgono le parole di Nicola Lagioia con quelle camicie che va a dire in giro perché il nostro salone è differente, perché lui è la sindaca di Torino. Cioè, lo sappiamo tutti che non gliene frega niente, lo sappiamo tutti. Proprio per ignoranza, e non è un'offesa, ma è ignoranza come colui che ignora, non riescono a entrare all'interno di un meccanismo, pure quando in una situazione distopica come quella della pandemia teoricamente ci sarebbe costretto, e ha comunque adesso, a parte i 60 milioni di anni e secoli che secondo lui quei minuti cubavano, a parte questo, cioè, possibile mai che lui non abbia visto l'opportunità? Ma io non lo so se non l'hanno vista, cioè se non la vedono o se non la vogliono vedere. Adesso mo parlando seriamente, cioè, il fatto che prima ti dicevo che hanno scoperto internet adesso, cioè, probabilmente non è che l'hanno scoperto adesso internet, però fanno tanti di quei discorsi di svecchiamento di qua, svecchiamento di là, e poi non svecchiano proprio niente, cioè, e nel video dei due tizi dell'AIE e della Sabrina dell'Espresso, si diceva appunto che non è vero che il mondo dell'editoria è vecchio, perché il libro ha sempre seguito, no? L'andazzo della tecnologia, si è reinventato quando doveva reinventarsi, ma sto discorso però loro lo fanno solo quando gli conviene, perché poi nella realtà non è così, perché se fosse veramente un settore che non è vecchio e che si è reinventato e che è nell'interesse di tutti andare avanti bene, la sciocchezza dei buoni da 100 euro per i bambini dei 5-6 anni non sarebbe uscita fuori, come non sarebbero uscite fuori tutte quelle miserabili iniziative. Almeno lo sfoggio del tuo vocabolario. Grazie. Le miserabili iniziative tipo il Maggio dei Libri, che io gli voglio bene tanto al Maggio dei Libri, perché Elisa è una persona meravigliosa che ti contatta in chat su Instagram, che ti coinvolge,
Però Elisa, cioè, parlamo, non gioca vibe, perché parli tu con me e il mio post lo vedi tu e me lo vedo io e se lo vedono le persone che già ti seguono. Che cipolla di iniziativa è questa? Scusami, Simona. Cioè, che cipolla di iniziativa è questa, io dico? Cioè, non... no. No, però no. Io volevo focalizzare l'attenzione, cioè, facciamo un'ipotesi, no? Ok? Il salone del libro rimane digitale. Si suicidano tutti, Simona, è tempo. No, rimane digitale. 2 mesi, fanno 8 anni con il salone e... No, facciamo così, ipotizziamo una... Allora, siamo più larghe. Ipotizziamo una presenza mista, ok? Il salone del libro così comunque incrementerebbe gli ingressi. Perché intanto il digitale arriva a tutti, e questo è uno. In più, permette di lavorare 12 mesi invece che soltanto una settimana, perché per esempio gli stessi interventi che vengono fatti al Salone del Libro in contemporanea sarebbero visibili a tutti. Metti su un canale YouTube, metti la monetizzazione degli interventi, quelli sono ingressi. Metti le attività di sponsorizzazione e anche di advertising che vengono fatte sul Salone del Libro, che ne ha bisogno fino a un certo punto, visto e considerato che comunque ci sono tanti lettori e ci sono tanti curiosi che comunque vogliono vedere il personaggio. Quel tipo di monetizzazione di quegli video possono comunque portare degli introiti. Tutto ciò che diventa introito del Salone del Libro potrebbe essere anche, che ne so, gadgettistica, oppure corsi, oppure incontri su canali premium. Sono tutta una serie di professionalità che oggi in Italia noi ce le abbiamo e le mandiamo all'estero. Perché non utilizzare questo? Perché non svecchiare la carta e farla diventare effettivamente un mezzo da poter fruire a casa indipendentemente dalla pandemia o no? Perché questo supporrebbe fare un investimento, Simone. E ritorniamo al discorso del ma che io devo fare qualcosa perché la gente mi cerchi? Non ho capito. Questa è la filosofia di base, bisognerebbe fare un investimento, bisognerebbe investire in una piattaforma che non sia fatta con Word, come ad esempio il sito dell'AIE, bisognerebbe investire in interventi non registrati col cellulare da mia madre che non si vede niente perché non si mette a fuoco e tutte queste cose, bisognerebbe investire in professionalità, bisognerebbe pagare, cercare una persona che sia in grado di cercare degli investitori. È una cosa che non gli piace fare, non gli piace fare perché vabbè. Meglio prendere i soldi dagli editori, quindi. Meglio prendere i soldi dagli editori che l'editore, tanto tra l'altro te cerca lui, cioè tu pensi che il Salone Nazionale del Libro ti dica a te qualcosa, a te Xorma, è Xorma che viene da te, cioè meglio di così. Ti chiedo un botto di soldi, soprattutto faccio valere di più i posti vicino al bagno e vicino alle uscite per andare a fumare. È strategia brutta, bruttissima, soprattutto perché poi siamo lì a dire che bello l'odore della carta, che bello l'odore dell'ascella quando siamo tutti vicini, stiamo vicini, però no. Tutti sbragati fuori per terra. Però no, non si può fare. Io sono d'accordo con te, ma non lo faranno. Non lo faranno perché quest'anno con il salone digitale hanno perso un botto di soldi, perché non hanno guadagnato tutti gli abbonamenti, tutti gli ingressi della gente, tutti i soldi degli editori, e basterebbe poco in realtà per poter fare lo stesso. A parte la monetizzazione dei video su YouTube, tu puoi anche fare che l'intervento di Saviano me lo fai pagare 99 centesimi, cioè io te li posso dare 99 centesimi per vedere Saviano, tra le altre cose, per vedere Saviano al salone del Libro al Lingotto, con la sala che contiene 15 persone, cioè se ce lo vediamo online, magari se lo vede anche gente che al salone non ci veniva perché non può viaggiare, perché non gli va, perché vive a Pizzo Calabro, e farsi 24 ore per venire a vedere Saviano, magari no, col Freccia Bianca, cioè ci mette 100 anni per arrivare, quindi magari no. Se tu me lo fai online, in streaming, anche visualizzabile dopo che è avvenuto, tipo Netflix, per dargli questa cosa, oddio Netflix, cosa sarà Netflix, questa cosa, oddio. Quindi questa TV on demand,
pago 99 centesimi e mi vedo Saviano quando cacchio mi pare a me. Lo tieni online? Tenendo conto che ci sono realtà che fanno d'esempio, perché uno dei quotidiani più conosciuti al mondo, che è il New York Times, ha aumentato e anzi quadruplicato i suoi abbonati fornendo delle notizie, anche abbassando anche il prezzo dell'abbonamento. No, è meglio così. È meglio così, siamo legati alla carta, legati al contante. Se tu non mi dai 15 euro, Saviano, non te lo faccio vedere. Oh, ecco, più o meno ragionano così. Oh, finale. Mamma mia, rendere... che è disdicevole sta cosa. Disdicevole, grazie. Comunque, e con questo arriviamo al tema del video che invece ti ho linkato, che è quello relativo appunto ad Ansa Libri, e che intervista la... Io ti dico la signora Salerno, perché io mica mi ricordo come si chiama. Io mi ricordo che di cognome fa malato. Va bene, che è la presidentessa della fiera del libro di Più Libri Più Liberi a Roma, e che è anche la, credo, l'amministratore delegato, se non vado errato, della Salerno Editrice, potrei anche sbagliarmi, però insomma dovrebbe essere questo, e nello stesso tempo è anche vicepresidente dell'Associazione della Piccola e Media Editoria. Ed è nello stesso tempo giuria del Premio Strega. Fa parte della giuria del Premio Strega e fa parte... Ma... Però lì sono tutti gli amici del salone, degli amici di merenda, ma invece degli amici del salotto, dello Strega. Gli amici di merenda, vabbè, sono le cosiddette, okay, frasi fatte. Perdonatemi, sto leggendo Le Sette Sole, per cui ho molta fatica, però lo sto leggendo. E praticamente alla domanda atavica, che poi è stata posta alla fine, quindi te lo dovevi sentire tutto, del si farà più libri nel 2020, lei ha risposto sì, però non si sa come, nel senso che, questo l'hanno detto subito all'inizio, a settembre torneremo tutti in pandemia. Che, come ti dicevo ieri, la signora malato è la vecchina di Zero Calcare. Moriremo tutti! Moriremo tutti! E quindi lei, siccome è un po' così, un po' becchina di Zero Calcare, pensa che moriremo tutti. E quindi... Comunque, il discorso interessante che è stato fatto dice che sì, è tanto bello lo smart working, però a noi ci piace vederci, perché in fondo è più bello così. È più bello stare ammucchiati, non avere sedie dove sedersi, non avere le sgomitate mentre tu tenti di guardare anche un libro sopra il tavolo dell'editore. E quindi di conseguenza sì, al digitale sì, è una cosa molto interessante, ma dopo tutto, siccome ci sono, eppure qui torniamo a un vecchio discorso già fatto, siccome ci sono degli editori che non hanno la potenza di fuoco delle grandi case editrici, quindi purtroppo loro hanno un sacco di soldi, si possono permettere quello che sta davanti alla pagina fan e scrive: oh, abbiamo un nuovo bestseller. Il piccolo editore questa cosa non ce l'ha. Infatti Martino, secondo me, deve essere considerato un grande editore, e praticamente dobbiamo puntare sulla carta e sul metodo tradizionale. Quindi noi non andiamo avanti perché c'è qualcuno che non lo può fare o non lo vuole fare. Io in effetti sono rimasta un po' perplessa dall'intervento della nostra amica malato, un po' perché il suo ottimismo, moriremo tutti, insomma, diciamo che, voglio dire, anche meno, signora, anche meno. A parte questo, ma sono rimasta perplessa soprattutto perché, come tu ben sai, lei, sono anni che ospita a Più Libri Più Liberi gli influencer. Gli influencer che fanno se non agire su internet? Quindi lei c'ha questa cosa, sto un po' all'era della pietra, però un po' più all'era della pietra, un po' più avanti. Cioè, io internet l'ho scoperto, però lo uso con parsimonia. Quindi lei, non so, io, cioè, non riesco a capire veramente come una persona possa in questo modo negare l'evidenza. Cioè, non me lo spiego, io non riesco veramente a capire come. Cioè, non è che dici, sai, vabbè, tipo mia madre, alla fine purella, cioè, manco fa parte del settore. Mia madre alla fine, voglio dire, internet
lo usa, sì, però cioè, magari cerca la ricetta della robiola, cioè, non ha senso. Mia madre non è che sia a cercare gli interventi di dell'ANSA sull'editoria su internet. Ma, cioè, santo cielo, questa tizia, cioè, non è che, non stiamo parlando della mia vicina di casa di Roma che ha 78 anni, cioè, stiamo parlando di una che è amministratore delegato di qua, amministratore delegato di là, presidentessa di questo, te spazzo casa, cioè, levi, spostati, cioè, e poi ci perdiamo così in un bicchiere d'acqua. Tra l'altro, lei lavora pure in una casa editrice che tu conosci e che apprezzi. Molto, molto. Loro hanno pubblicato Barbero. E lo sai chi è Barbero? È quello che ha aperto il Salone del Libro di Torino. Mi devo preoccupare? No, però... E però abbiamo gli influencer, ma non li usiamo, Simona. Ma Barbero è un influencer. Ma no, Barbero, parlavo ancora della signora, la signora con i capelli gialli, la signora malato. Lo so, infatti sono rimasta un po' perplessa, però comunque io Salerno nel cuore sempre. Ma comunque, a prescindere da questo fatto, il fatto che oltretutto si continui a dire che siccome c'è qualcuno, cioè, invece di attivarsi in maniera propositiva dicendo noi come associazione dei piccoli editori ci mettiamo tutti d'accordo, chi è più bravo insegna chi è meno bravo, perché comunque l'esempio di Casa Sirio ti dice, come Casa Sirio, come Gorilla Sapiens, Las Vegas Edizioni e quant'altro, ti insegna che se uno vuole la sponsorizzazione e l'attività per essere comunque visibile, per trovare comunque un piccolo nocciolo duro di utenti che ti seguono, ti vogliono bene, comprano i tuoi libri, comunque si trova. Tutto sta a capire da dove devi partire, no? Cioè, se ci arriviamo noi, ci possono arrivare anche loro. Ma sì, ma il punto è che, cioè, allora, posto che... il mondo della piccola e della media editoria è differente da quello dei grandi editori, ok? Nel senso che anche solo prendendo Salerno Edizioni, Salerno Editrice, cioè che pubblica libri di nicchia, cioè diciamo rivolti a un pubblico che forse dell'influencer ci fa sta ceppa, ecco, per dirla in maniera francese, cioè dell'influencer un libro sulla sinistra di Israele, cioè, voglio dire, io non ce la vedo, non lo so, una blogger che ti piace un sacco e che piace un sacco anche a me, una blogger, anzi, di cui non diremo il nome perché magari ci indicizza, poi ci cerca ancora, e ci fa un mazzo così, e io non ce la vedo lei che critica i classici, cioè che no, i classici, perché Jane Eyre, io quella lì non l'ho digerita. Comunque, una che non capisce Jane Eyre, io non ce la vedo a leggersi un libro di Salerno Editrice, e lei teoricamente è una influencer. Quindi magari però, lei può... da come diceva l'assessore culturale, se è influencer non deve leggere, non gli deve piacere, te lo deve solo vendere. Vabbè, famo un blogger allora, visto che così se no siamo in disaccordo con il nostro amico assessore, un blogger, ok? Io non ce la vedo Irenia Zodiaco, ok, a recensire sul suo canale YouTube un bel libro sulla biografia di Costantino. Che io mi sono comprata, che pesa come un cadavere, anzi due. Quindi diciamo che quello è un libro che vende a un certo, a un determinato tipo di persona, quindi... Gli influencer si possono utilizzare, gli influencer, i blogger, eccetera, si possono utilizzare solo per un certo tipo di casa editrice. Oddio, stavo rompendo tutto. Solo per un certo tipo di casa editrice. E fino a qui tutto bene, siamo tutti d'accordo. Lei poi, tra l'altro, nel suo discorso dice anche che gli influencer che la grande, cioè che i grandi editori hanno, la piccola e media editoria non ce li ha. Adesso io non so se lei in quel discorso intendeva dire non la piccola e media editoria può averceli, proprio perché no, è che da come l'ha messa lei è siccome le persone non si comprano libri che non conoscono, è plausibile che anche gli influencer preferiscano sponsorizzare libri che fondamentalmente conoscono. Gli viene l'istinto ad andare a cercare dei libri di case editrici che non sono conosciute. In effetti, se gli influencer vanno nelle case, nelle librerie di catena,
è un po' difficile trovarli quelli della piccola e media editoria, perché sono, per esempio, io faccio il caso di IBS a Roma. IBS a Roma non ha scaffali per editore, ha scaffali tematici. Quindi in un elenco, se io cerco Costantino e trovo un libro di Einaudi e uno di Salerno Editrice, se non conosco Salerno Editrice e soprattutto se vedo la mole del libro della Salerno Editrice, scelgo quell'altro, che magari sembra più smart. Sì, però cioè, il punto è che purtroppo cioè, il tema degli influencer qui bisognerebbe chiamare parente. Perché lui lo sa meglio di noi, però il tema degli influencer, io cioè, non so, alla fine non devono neanche essere solo gli influencer a cercare te, ok? Sei anche te che devi cercare gli influencer, quindi forse oltre a non far pagare l'ingresso a chi è blogger con l'ufficio stampa lì, insomma, no, adesso si paga, però si paga poco, non mi ricordo male. Mentre no, a Torino noi abbiamo pagato. A Torino poi si passa sempre pagato, e Torino è partita soprattutto dopo la piccola e media editoria, cioè dopo Roma, molto dopo. Non mi ricordo se si non si paga proprio. No, non si paga proprio. A Roma non si è scusato. No, a Roma i blogger sono considerati blogger, blogger, influencer e quant'altro, che abbiano chiaramente la certificazione che sono, che lo fanno, perché se no, no. Entrano con il pass stampa, e infatti ogni blogger, di solito blogger o quant'altro, tende a recensire quelle che sono le giornate di fiera, gli eventi che vede, gli editori che incontra, e questo è uno standard, è sempre stato così. Cioè è difficile che un blogger entri, e che adesso un po' di meno, perché adesso sono tutti blogger, tutti blogger e quant'altro, basta che hanno un telefonino, fanno due riprese, mettono su YouTube e dice io sono un blogger. Poi non importa se lo fanno solo una volta l'anno, però lo fanno. Però oggettivamente il fatto di considerare questa cosa, e dall'altra parte invece far capire che alla base questo trattamento e questo lavoro ha un valore, e quindi ci permette di poter lavorare 5 giorni su 5 di fiera senza dover per forza continuare a sborsare soldi su soldi, perché io per esempio esco dalla fiera e ho speso milioni. Cioè, sì, beh, pure io. Ecco, e lo faccio tutti gli anni, cioè per me tutti gli anni il periodo della fiera di dicembre è proprio la Mecca, cioè io veramente torno a casa con i cadaveri tutti i giorni. Per cui il fatto che questa cosa venga considerata, e non da oggi, ma bensì io almeno da quando vado a memoria, da 10 anni, e che poi dopo il responsabile di Più Libri Più Liberi mi dica beh, dobbiamo portare sugli influencer, un po' mi lascia spiazzata, perché fino ad oggi che ha fatto? Ma io penso che lei con influencer, allora, o lei non sapeva dove stava, che ci potrebbe pure stare, che si è seduta lì un attimo, ma in realtà voleva andare al parrucchiere e si è trovata lì in mezzo a un'intervista a Guanza e ha detto vabbè partecipo, e quindi non sapeva che cosa dire e si è inventata sta cosa degli influencer, che ci può stare, ha sbagliato, c'aveva uno zoom con, non lo so, la dietologa e si è trovata con quelli di Anza. Oppure lei con influencer non intenda blogger veri e propri, ma intenda più persone come Petunia Hollister e gente odiata da parente che fa la foto sulla tovaglietta. E però c'erano quest'anno, ci hanno fatto lo speed date. Ma magari hanno, cioè secondo lei magari hanno iniziato quest'anno, ed è il motivo per cui, perché diciamo questo, perché lei ha una certa, così che letterata, lei ha una certa, della Tiburtina proprio, vabbè, comunque lei a un certo punto dell'intervista, dove appunto si trovava per sbaglio perché stava andando in farmacia, dice che le piacerebbe parlare con Franceschini, con il quale poi suppongo avrà parlato, per chiedere, ma non lo sappiamo perché Simona non ha fatto della pirateria per l'intervento con, ho detto pirateria, non ha fatto una cosa legale, però anche no, con il video di Franceschini che è andato in onda successivamente. Comunque chiede a Franceschini aiuto proprio perché la grande editoria c'ha gli influencer e loro no, in sostanza. Questo era il succo, e che quindi che volevano aiuto. Ma scusa, chi fa Franceschini? Lei... Va casa per casa, cioè, scusi, lei è un influencer,
va dalla piccola e media editoria, cioè ma Franceschini magari fa un sondaggio. Fa un sondaggio sul suo profilo Instagram. Se sei un influencer, clicca sì. Se non lo sei, clicca no. E poi verrai ricontattato e spedito a casa della signora malato per farti un selfie con la biografia di Costantino. E il selfie migliore vince. E no, non lo so se lei con influencer intenda proprio un altro tipo di influencer rispetto al blogger al quale lei affida poi l'ufficio stampa, oppure questa tizia non è da molto presidenta, come si dice qui in Spagna, più liberi più liberi, è arrivata mo e non lo sa che in realtà il pass già c'è per l'ufficio stampa. Boh. E questo rimarrà, dipende come poni le domande, Simona. Perché non mi ricordo quando è morto l'editore della Bassotti, della collana Bassotti, che mi pare che era due anni. Non lo so, io non so, lei gli speed date, io tra l'altro non so, non ho idea di chi ci fosse. Quando ho visto le facce sul cartellone, metà non li conoscevo, quindi evidentemente sono influencer, ma per gli altri, perché a me non mi influenzano. Influenzeranno tutti i parenti, che te devo dire, perché a me, io conoscevo tipo 2 facce su 10, quindi non era proprio un'ottima media, Comunque, insomma, siamo tutte perplesse su sta, siamo tutti perplessi su questa cosa, non c'è niente da fare. E comunque, alla somma dei fatti, lei ha detto che lei ha letto tantissimo, però ci sono molti che non hanno letto tantissimo e che quindi anche per quanto riguarda il mondo della piccola e media editoria non si sa quanto hanno letto. Ma questa è la domanda che è mal posta, te l'ho già detto, devi cambiare l'ordine dei verbi e degli aggettivi e dei soggetti. Fare in modo che sembri una domanda posta in greco e poi vedrai che ti risponde la gente. Ah, vabbè. È l'ordine, è importante l'ordine, Simona, l'ordine. E quindi? Lei comunque ha letto 104 libri tipo per il premio Strega. No, lei ha detto che gli sono stati recapitati 104 libri. Ah, giusto, li scelgono così il premio Strega. Aspetta, cos'è? Un Einaudi? No, 104 libri, però erano del premio Mastercard. E anche quello li sceglieranno così, Simona, uguale il premio Strega. Ah, che ho detto che il premio Strega è quasi truccato, no, ma non intendevo dirlo, eh. Era così, un'opinione mia personale, ma non ci sono prove assodate che è così, assolutamente. Per cui, insomma, vabbè, e quindi diciamo che questi interventi sono stati decisamente insoddisfacenti. Insoddisfacenti, ma tra l'altro sono stata una vendetta veramente brutta, Simona, proprio un colpo basso che non mi aspettavo, soprattutto perché, cioè, capite, io li ho visti uno mentre cenavo, cioè, guarda, neanche mi ricordo cosa mi stavo mangiando, ma mi è andato di traverso sicuro. Vabbè, ma io te l'avevo mandati però di mattina, Ho capito, ma io c'ho da fare, sono una donna impegnata, poi mi sono dimenticata, poi mi sono ricordata dopo, ho detto, oh, boh, il video, e me li sono scaricati e mi sono visti il primo mentre cenavo e non si fanno queste cose, Simona, perché, cioè, ho dimenticato anche quello che stavo mangiando, guarda. Quando io ho scoperto che loro, cioè che la gente dell'AIE, eccetera, aveva appena scoperto l'esistenza di internet, cioè io mi sono sentita male, e la cena è andata di traverso, soffocamento da Coca-Cola, è finita male, è finita malissimo. Ho capito, però tu capisci la mia faccia di persona che lavora nel mondo delle telecomunicazioni, di trovarmi uno che mi dice, oh, c'è gente che in quarantena ha comprato su internet. Che notizia. E io che neanche era arrivato Amazon, ero già cliente, perché quando Amazon è arrivato in Italia io ero già cliente di Amazon Inghilterra, America, Francia e Germania. Pezzi che io non conosco una parola di tedesco, però andavo a comprare su Amazon Germania. Ecco, io in tutto questo mondo mi sono ritrovata con uno che guardava il video e diceva, c'è gente che ha comprato su internet. Pensa, io il mio primo lettore ebook l'ho pagato 256 euro e sul mercato c'erano questo e il Kindle, che però dovevi comprarti da Amazon.uk e dovevi pagarlo in sterline. Quindi stiamo parlando di veramente un'epoca vicina alla stella di Rosetta. Io
per comprarmi il lettore ebook. Quindi se c'è gente che legge ebook in Italia è colpa tua. Scusa, ma vedo il singhiozzo. Vedo il singhiozzo, vedi, perché sei una persona orribile. Per comprarmi il lettore ebook, pagato fior fiori di euro, no? Come quello di adesso che me l'hanno tirato in faccia, in sostanza, no? Se fai il confronto, io ho dovuto fare la Befana per una settimana, e non che dico che ho fatto la Befana come si dice a Roma, no, che ho fatto proprio la Befana, mi sono vestita la Befana per una settimana al supermercato per potermi permettere il lettore ebook. Adesso cosa vogliamo dire, se non è amore questo? Vedi che c'hanno ragione, non ti vogliono dar buono. Dici fa la Befana un'altra volta e te compri quello che te pare. C'hai ragione, però io ormai non ho più l'età per fare la Befana. Tra l'altro me l'hanno messo, se tu sapessi, mi è venuta pure una paresi facciale dopo la settimana, perché ero già giovane all'epoca, perché mi hanno messo di fronte al reparto frigo. Stacce 8 ore vestita la Befana di fronte al reparto frigo. Alla fine della settimana, cioè, la parte destra della faccia non la sentivo più, cioè praticamente sorridevo solo dal lato sinistro. Ma guarda, veramente una mezza paresi, una cosa terribile, perché con gli yogurt proprio piazzati di fronte, no, terribile, terribile. Poi vestita la Befana a freddo vicino, no, guarda, mai più nella vita, mai più, mi sono morta di freddo, cioè sempre solo in piedi. Babbo Natale, perché Babbo Natale è più vestito. Senti, ma poi io, ma come mi è venuto in mente, io non lo so, perché poi tra l'altro belli i bambini, ma degli altri quando li vedi da lontano in silenzio. Invece purtroppo erano degli altri, ma erano vicini e rumorosi. Perché non hai attivato la funzione mute? Ma non potevo attivare la funzione mute, ero circondata di caramelle, tu non hai idea di che cosa diventavano. Poi tra l'altro la gente veniva con le calze, me la riempi. No, non ci siamo capiti, cioè io sto qua con una paresi facciale vestita come una deficiente, però non è che devo riempire le calze altrui, cioè te te la riempi, io sto qua solo a fare niente, a stare in piedi e a morire. Ma perché vedi sei tu che non vuoi fare niente. La Befana non doveva fare niente, doveva stare lì a fare la Befana tra altri bambini, ma non è giovane per fare la Befana, sta zitto tu. Cioè me devo comprare non era il Kindle, era il Tolino. Cioè, devo comprare il Tolino io, e quindi non sei giovane per fare la Befana. Cioè, senti, per favore, eh? È stata un'esperienza orribile. Però in compenso hai fatto l'untrice di ebook in Italia. Sì, mi sono comprata l'ebook reader, pagato fior fiori, che è durato 5 gloriosi anni e poi è morto. Una caduta gli ho fatto fa, che poi non gliel'ho fatta fa io, me l'ha buttato per terra mia sorella. Vabbè, poi secondo te quello nuovo chi l'ha comprato io? Cioè mia sorella, quindi neanche fammi scusa, capire, però, quella che ha investito tua sorella sei tu? No, lei mi ha investito mentre io camminavo andando in cucina leggendo l'ebook, ok? Lei non so da dove è spuntata, come i gatti, c'era un universo parallelo evidentemente in corridoio, lei non lo so, è spuntata dal nulla, prima non c'era, poi c'era. Mi ha investito, mi ha fatto scaraventare l'ebook reader sul pavimento a tipo 1,5 metri di distanza, che è caduto di faccia, e quella è stata la sua ultima giornata. Tra l'altro ero al 45% del libro, questa è una cosa che non le perdonerò mai, perché poi ho dovuto aspettare circa un mese per mettere i soldi da parte e comprarmi il Kindle Paperwhite che ho qui con me e che non mi abbandonerà mai. E quindi poi ho ripreso la lettura di quel libro dopo un mese, e mia sorella non mi ha dato una lira, me lo sono pagato da sola come una povera stronza. Ma non ho fatto la Befana questa volta, lavoravo già. Però comunque, visto e considerato che sono un po' di giorni, un po' di puntate che noi parliamo di tutto e di più, sole, controsole, interviste, Befane, eccetera eccetera, noi abbiamo più consigliato un libro. Questi podcast sono podcast che parlano di blog e di libri, quindi di conseguenza almeno un libro così a testa consigliamolo. Vai con un libro a sorpresa. Ho capito, ma te mi prendi così, ma che ne so, mo me devo aprire vuoi che parto io intanto? Parti te. Allora, intanto comincio io. Il libro si chiama Che fine ha fatto Mr. Y, ed è un libro che è per i temerari. È stato scritto da Scarlett Thomas ed è stato pubblicato anni fa, è stato uno dei miei primi ebook che ho letto, ed è un libro molto particolare perché ha un finale del manga.
di merda, mettiamola così. Scarlett Thomas, di cui io ho letto quasi tutto, è un'insegnante di scrittura creativa e è bravissima a intessere trami, a trovare delle storie interessantissime da raccontare, però con i finali non ci riesce, non fa per lei. Solo gli ultimi, che sono Young Adult, che sono la serie del Drago Verde, è riuscita finalmente a imparare a scrivere un finale che almeno avesse un senso. Mentre però che fine ha fatto Mr. Y rimane un caposaldo della sua produzione, delle sue opere, perché è un libro straordinariamente bello per come è costruito. Fonde matematica, storia, teorie del tempo e persino le teorie filosofiche di Derrida. Ora, secondo me è un libro da leggere. Io l'ho letto la prima volta perché era il primo ebook che mi era capitato fra le mani. Tra parentesi, è uno Newton Compton, però strano a dirsi è un Newton Compton che è stato curato, perché all'epoca Newton Compton curava le proprie edizioni. E poi non sappiamo cosa è successo. No, è diventata... ha deciso che gli piace vendere libri. Quindi più libri produce, meno prezzo tossano, più gente se li compra. C'ha queste strane teorie che la fanno funzionare. Teorie che nessuno prende in considerazione. Perché se lui migliorasse anche un pochettino su quello che è il prodotto finale, non sarebbe mica malvagio. No. Adesso io con questa domanda a bruciapelo sto un po' nella melma, per dirlo in maniera carina e simpatica, quindi faccio un po' e un po'. Allora, un libro che mi sento di consigliare e chi non l'ha letto è brutto è The Leftovers di Tom Perrotta, da cui Bello. È stata tratta una serie TV che io non ho avuto ancora il coraggio di vedere perché non so se è meglio o peggio del libro e non lo voglio sapere, perché nel caso in cui sia peggio io ci resto male e nel caso in cui sia meglio io ci resto male, quindi non me la voglio vedere per no, adesso. No, è pari perché... e patta, te lo dico io. È pari e patta, non ci resto male. Devi chiederla ad Alessandro Sesto, no, non ci resti male. Non ci resto male, perfetto. Allora. Perché a un certo punto varia, per cui il libro finisce in un modo perché ha un senso finirlo in quel modo e perché è nato così. La serie TV si deve adattare al mezzo televisivo e quindi a un finale di altro genere. Vi avviso, Tom Perrotta è uno sceneggiatore statunitense, si vede, si sente quando scrive, e The Leftovers, io ve lo dico per chi non l'avesse letto, è un libro lento, ok? È un libro lento, è un libro sull'introspezione, non succede quasi niente, perché io so di gente che lo ha letto e mi ha detto sì, ma io stavo con l'ansia di sapere qualcosa, adesso succede, questo qualcosa non succede mai, perché in realtà è vero che non succede mai. È un libro su una cosa che è già successa, non è su una cosa che deve ancora succedere, quindi rassegnatevi, all'inizio quello che doveva succedere è già successo e lui te lo spiattella subito, a pagina 5 già te lo dice, quello che doveva succedere già è successo, quindi tutto quello che viene dopo è una reazione delle persone a un evento scatenante che ha portato alla sparizione di un sacco di persone. Adesso, quale sia l'evento vero, realistico, che è successo nella realtà per il quale sono sparite tutte queste persone, a parte la sparizione biblica, ci arrivate da soli se ci volete arrivare, se non ci volete arrivare non è necessario fare il collegamento. Ma poi lo scrive pure. Lo so se lo scrive, non me lo ricordo. Sì, te lo dico io, lo scrive. Sì, lo scrive. Beh, io comunque avevo immaginato senza aver bisogno dell'aiuto e io l'ho trovato molto molto bello. Mi è piaciuto moltissimo, tant'è che io poi... non ho letti altri di Perrotta perché ormai ero entrata nel loop e quindi vabbè. E diciamocelo, quanto tempo ci ho messo a farti leggere Perrotta? Un po', perché ma non era il suo momento, Simo, cioè non era il suo momento. No, Perrotta va bene sempre, a qualsiasi ora,
prima e dove passi va sempre, sempre bene. Ma sì, però io c'ho un altro autore che poi in realtà è un'autrice che mi salva quando non ho voglia di leggere niente, quando che è Anne Tyler. Quindi vabbè, in realtà però, poi l'altro consiglio è lo so, però poi l'altro consiglio è leggere Anne Tyler in generale, quando non ci avete voglia, quando prendete un libro qualunque di Anne Tyler che vi accompagna bene, vi accompagna. Perfetto. Ci diamo appuntamento alla prossima volta, anche se dal tempo che abbiamo registrato, secondo me ci facciamo un'intera stagione. Oh, dateci un argomento breve, eh. Perché abbiamo toccato, questo lo lasciamo a memoria futura, 1:53:49. E tra l'altro io ho i gatti che stanno... Vabbè, una dorme, l'altro si sta lavando perché deve lavarsi prima di andare a dormire. Adesso appena mi alzo correranno verso le ciotole perché era la merenda prima di andare a dormire, era alle 11, mezzanotte. Secondo me quando mi vedranno dal vivo mi meneranno. E comunque niente, ci diamo appuntamento alla prossima volta e poi a tutte le varie introduzioni che ci atteneremo a fare dei vari spezzoni di questa conversazione, perché noi ci teniamo ai nostri ascoltatori e non vi vogliamo vedere morti di inedia in attesa di scoprire un finale che non c'è, perché quanto abbiamo letto in pandemia, ricordiamolo, non si sa. Ciao a tutti. Ciao.